Tre persone ritenute affiliate a cosche dell'Ndrangheta sono state sottoposte a fermo dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria per aver cercato di imporre con la violenza e le minacce ad un imprenditore, gestore di una sala giochi autorizzata dal monopolio, l'utilizzo di un sofisticato software per il poker online. I provvedimenti sono stati emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio. Beni immobili per un valore di circa 5 milioni di euro sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza di Vibo Valentia ad Ettore Tassi di Mileto, prestanome di elementi di spicco della Cosca Pesce di Rosarno. In particolare i finanzieri, su disposizione della Procura di Vibo, hanno messo i sigilli ad un terreno edificabile a Mileto della superficie catastale complessiva di 7.250 metri quadri. Quattro elementi della criminalità organizzata di Lamezia Terme sono stati arrestati dalla squadra mobile di Catanzaro. Due distinte operazioni hanno portato a tre arresti per estorsione aggravata dalle modalità mafiose, mentre il quarto fermato è accusato di essere uno degli autori dell'omicidio dell'imprenditore Antonio Perri, ucciso nel suo ufficio all'interno del centro commerciale Due Mari, di sua proprietà, il 10 marzo del 2003. Si tratta di Giovanni Governa, 54enne ex consigliere comunale di Lamezia Terme, in carica nel 1991. Ed ex collaboratore di giustizia. Stava incendiando una zona boschiva della Presila Catanzarese, ma è stato sorpreso ed arrestato dai carabinieri della compagnia di Sellia Marina. Si tratta di Salvatore Catalano, 20enne bracciante agricolo di Zagarise. Il fuoco, alimentato dal forte vento, ha distrutto alcuni ettari di macchia mediterranea. I dettagli dell'operazione, denominata Boschi Sicuri, sono stati resi noti in conferenza stampa. La Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro, nel corso di distinte operazioni, ha confiscato beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 7 milioni di euro, riconducibili a Piero Spensierato, 51enne di Paola, ed a Paolo Ripepi, 46enne di Ricadi, nel Vibonese, ritenuto affiliato alla potente cosca mafiosa dei Mancuso di Limbadi.